Voci.fm News, ultimissime dal mondo della voce. Bentrovati all'ascolto da Angelo Costanzo. Pubblicati da Terra Tavolo Editori Radio i dati relativi all'ascolto della radio in Italia nell'anno 2022. RTL 102.5 si conferma prima nel giorno medio, seguita da RDS. Sul podio anche Radio Italia, che ha superato DJ. 34 milioni nel complesso le persone maggiori di 14 anni sintonizzate ogni giorno sulla radio nel 2022, dato invariato rispetto all'anno precedente. Moby Dick o la balena è il nuovo audiolibro edito da Locum Octavia. A leggere ed interpretare il classico di Melville nella traduzione di Cesare Pavese e Daniele Fior. Preoccupazione intanto è stata espressa da Daniele Giuliani, presidente di ANAD, Associazione Nazionale Attori Doppiatori, in merito al lancio di Apple dei primi audiolibri letti da voci create attraverso un software di intelligenza artificiale. L'evoluzione tecnologica che è da sempre parte del processo umano, ha notato Giuliani, il problema nasce nel momento in cui si pensa che possa sostituire una forma d'arte. Esordio su Crunchyroll della serie anime Link Click, tra le voci italiane quelle di Alessandro Germano e Davide Fumagalli. Arriva su Prime Video il film Lamborghini, l'uomo dietro la leggenda di Bobby Moresco, il fondatore della casa automobilistica, è interpretato da Frank Grillo, doppiato da Christian Jansante. È tutto da Angelo Costanzo, buon ascolto su Voci.fm Radio. Voci.fm Radio.